Idiota. Idiota è propriamente greca, idios è tes, tes è il suffisso con il quale il latino toro, l'italiano tore, che sta a indicare una condizione fissa, stabile, ripetuta nel tempo. Quindi in pratica polites è il cittadino, colui che stabilmente fa parte della polis, e stratiotes è colui che stabilmente fa parte dello straton, cioè dell'esercito. E quindi idiotes è colui che stabilmente fa parte dell'idios. Idios significa il privato, quindi è uno che stabilmente, come dire, non partecipa alla vita, alle attività pubbliche. E quindi di fatto è, come dire, una sorta di volteriano che, come dire, vive separatamente dal resto della società, si fa i fatti suoi, per intenderci, e evita più o meno accuratamente di essere implicato in tutte le questioni che riguardano, per dirla in latino, la res publica, cioè l'interesse generale. E quindi fondamentalmente è idios tes, colui che pensa alle cose proprie. Ora, questo che era all'inizio semplicemente una descrizione, come dire, neutra, ci sta chi fa parte della vita pubblica e chi no, in termini semiotici, quindi era un modo per indicare, differenziare all'interno della collettività quelli che si dedicano e quelli che non si dedicano, insomma, alla politica, nel senso alto. E adesso, man mano nel tempo, è venuto ad assurgere, come dire, un significato assolutamente negativo, un vero e proprio insulto, ma il significato implica proprio quell'idea di un individuo che non è in grado di pensare se non ai fatti propri. Ed è in fondo l'ideologia che potremmo definire liberista o liberale, o semplicemente individualistica, che a partire dal Cinquecento si afferma sempre in modo crescente nell'Europa, fino a trionfare definitivamente in questo mondo della globalizzazione in cui ognuno è imprenditore di se stesso. Ognuno è imprenditore di se stesso significa che deve pensare ai fatti propri, è un vero e proprio idiotes, è un idiota, né più né meno, non è più un insulto, è una descrizione.